Grazie, sono tornata con una piccola videoricetta. Visto che siamo in perfetto periodo per carnevale, abbiamo deciso di fare le frappe, chiacchiere, comunque le vogliate chiamare. Cosa ci serve? Allora, ci serve del brandy, che può essere sostituito anche da altro? Sì, ma Può essere sostituito anche da del marsala, della farina, zucchero, zucchero a velo, del burro o margarina. E delle uova. Iniziamo subito. Allora, iniziamo dalla farina e ne mettiamo 250 grammi. Oggi abbiamo anche la nostra aiutante. Dai. Uso 2,73. Se non ci fosse stata la videoricetta, mamma avrebbe detto: vabbè, sti cazzi, e ora solo per voi. Li lieverà e li farà diventare 250 esatte. Poi passiamo allo zucchero e ne mettiamo quanto ve ne pare. Dipende anche, insomma, da quanto ne vo le volete dolci voi. Noi ne mettiamo 2 cucchiai, però se magari voi le preferite un po' più dolci, ne mettete un pochino in più. 2 cucchiai abbondanti. Sono andati quasi tre. Poi passiamo alle uova, giusto? E ce ne servono due. Nel frattempo prendiamo un padellino e ci mettiamo a scaldare il burro o la margarina, insomma, ciò che preferite. E ne mettiamo. Signora, scusi, ci vuol dire le dosi? No, fanno con la testa. 20-30 grammi. E ne mettiamo 20-30 grammi. E lo mettiamo a scaldare a fuoco basso. Prendiamo un bicchierino e ci mettiamo il brandy o marsala, insomma. Non bevetelo. E lo versiamo appunto nell'impasto. Lo zucchero a velo che vi ho fatto vedere all'inizio servirà poi dopo sopra per spolverarlo. E incominciamo a lavorare l'impasto. Ecco qui, il burro è completamente fuso e ora lo andiamo a mettere all'interno dell'impasto. Amalgamiamo tutto quanto finché non verrà un composto omogeneo. Se in caso poi, mentre lo lavorate, vedete che il composto è troppo molliccio, troppo lento, aggiungete un pochino di farina. Ora prendiamo sulla tavola di legno questa qui, mettiamo un po' di farina e incominciamo a lavorare il nostro, diciamo, panetto di impasto. In alcune ricette di frappe c'è anche spesso il lievito, però noi non lo mettiamo mai, anche perché sia perché rimangono comunque più leggere, poi perché tendo ad avere un'intolleranza al lievito e quindi meno ne mangio, meglio è, insomma. Ora dividiamo in due l'impasto e diamo, diciamo, una prima botta col mattarello per far sì che viene, diciamo, più fina la pasta, come posso dire. La seconda, e poi noi la faremo con la macchinetta, sia perché viene più precisa, anche per un fattore di velocità, però insomma, se non ce l'avete, basta lavorarlo un pochino di più con il mattarello per farla diventare un pochino più fina, giusto? Abbiamo diviso la sfoglia fatta in tanti pezzetti e ora la passiamo nella macchinetta per farla, diciamo, venire ancora di spessore più piccolo. Allora, lo spessore deve essere, qualche millimetro. saranno 1 o 2 mm. Io non so se voi, aspetta, vediamo se riesco a mettere a fuoco. Eccolo qua.
Allora, abbiamo sistemato e tagliato tutte quante, diciamo, le sfoglie. Nel frattempo stiamo mettendo a scaldare l'olio per friggere. Noi usiamo un semplice olio di semi. Adesso, con questo cosino qui, cioè noi lo facciamo con questo, ma va bene anche con un coltello, taglieremo in dei piccoli rettangolini le sfoglie. Fallo te perché non riesco a riprendere fa. Ok. E facciamo un taglio al centro. Anche qui, insomma, ognuno fa le forme un po' come gli pare. Ok, e ora praticamente non ho fatto vedere niente. Prendete un'estremità e la mettete dentro al buchino che avete creato. E viene fuori questa cosina qui. Vi fallo vedere per un'altra pure, perché non so se si riesce a capire. Il taglietto al centro lo dovete aprire e ci mettete dentro un'estremità e viene, diciamo, questa specie di fiocco, come, non lo so. Poi alcune le lasciano semplicemente così tagliate e, diciamo, aperte senza fare forme particolari. Noi l'abbiamo sempre fatto così, quindi ve le faccio vedere. E facciamo così per tutte le sfoglie, e ne abbiamo tante perché ci sono anche altre lì, e perché purtroppo qui quando si fanno le frappe c'è un piccolo problema, che non ci rivoliamo, perché tra l'altro finiscono tipo in tempo zero, perché anche forse perché non c'è lievito, non lo so, comunque finiscono davvero in fretta perché sono leggerissime. Allora, la prima metà le abbiamo tutte quante fatte. Ora qui c'è l'olio e qui abbiamo messo uno scolapasta con un piatto sotto e dello scottex, in modo tale che andrà ad assorbire l'olio in eccesso, anche se in realtà non ce ne sarebbe nemmeno bisogno perché non raccolgono per nulla olio. Ora prendiamo la frappa e la mettiamo nell'olio. Ora la domanda è: quando è che le dobbiamo levare? Si chiamano chiacchiere perché a un certo punto inizieranno a borbottare, giusto? Cioè, non so se sentite anche il rumore, e comunque anche quando iniziano a gonfiarsi un po' e a colorarsi. A livello di tempistica poi dipende sempre dall'olio quanto è caldo, un minuto e mezzo, due. In realtà sarebbero già pronte, però noi le vogliamo un pochino più cotte, più colorate, insomma. Quindi aspettiamo qualche altro secondo. Ovviamente il tempo di cottura dipenderà anche da quanto è erta, quanto spessore ha la sfoglia. Questo si chiama il salto della frappa, perché scottano. E ora facciamo così per tutte quante. Nel frattempo, piano piano, le levo un po' dallo scolapasta, le mettiamo qui su questa teglia e le disponiamo bene, pure perché sono un bel po', sennò si accumulano troppo. Abbiamo disposto un primo strato di frappe e ora mettiamo lo zucchero a velo e facciamo così per ogni strato. Ed eccole qui, le frappe terminate. Come vedete, alcune hanno una forma più bellina, altre un po' meno, ma questo è normale. Ora manca solamente un'ultima cosa da fare dopo aver messo lo zucchero a velo, che è quella di prenderne una e assaggiarla. No. Buon appetito, spero che vi sia piaciuta questa ricetta, fatemelo sapere con un pollice in su e ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao!